poi pizzicate voi. Dai, è una partita che non fa bene. Non fa bene al cuore, non fa bene allo spirito. Noi avevamo come obiettivo di arrivare a 41 punti e ne avevamo la possibilità perché non giocavamo contro una squadra che stava dimostrando chissà che cosa, visto che l'Aversa aveva tanti problemi. Però sapevamo anche di affrontare una squadra che non aveva nulla da perdere e che se la partita non sapevi metterla in una certa maniera, con la tensione che invece potevamo avere noi, poteva uscirne fuori una brutta partita e un risultato altrettanto brutto. Così non è stato, perché questa volta, rispetto a tante altre partite, insomma, la sorte ci è stata vicina e quindi abbiamo vinto soffrendo, facendo i complimenti sicuramente all'Aversa, che meritava di più, che ha dimostrato il proprio valore, soprattutto morale, però noi quello che abbiamo manifestato dentro lo spogliatoio è stata l'esultanza, perché non siamo salvi, ma virtualmente lo siamo. Quindi oggi era la partita dei tre punti e questi sono stati raggiunti. Mister, la brutta partita come la spieghi? C'è un'involuzione di gioco, un patto mentale? Ma per me è stata, come bruttezza, è stata peggio quella del Chieti, perché oggi a mio avviso non è stata così brutta. Se poi si fa riferimento che la squadra avversaria aveva una posizione di classifica molto lontana da noi, sì, quello ti fa pensare che tu devi fargli 4-5 gol, ti fa pensare che devi essere superiore in tutto, però noi la partita l'abbiamo fatta giusta, dovevamo essere più bravi a fare gol, e quindi sto parlando del primo tempo. E poi nel secondo, insomma, c'era sempre il timore, perché la partita non era già vinta, il risultato era minimo e quindi si faceva fatica. E poi ci abbiamo anche preso gol, fortunatamente poi abbiamo avuto il rigore e ci siamo rimessi in vantaggio, ma la tensione si tagliava a fette, fino a che è stato bravo Serraiocco che ci ha tolto le castagne dal fuoco. E niente, dai, la partita è chiaro che io non posso dire che è stata una bella partita, è stata una partita molto sofferta, ma non è stata così fatta male come sembra, come l'emozione forse a volte ci fa pensare. Beh, l'avversario però era quello che era. Certo, l'avversario è una squadra imbottita di giovani, che però ha fatto bene. E quindi ho già detto, se facciamo il riferimento al discorso che loro erano giovani e che erano penultimi in classifica, non c'è nulla da dire. Se invece facciamo riferimento alla partita stessa e non facciamo queste considerazioni, noi la partita l'abbiamo fatta discretamente. Certo che poi nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo, però non è che abbiamo sofferto perché loro ci hanno fatto 20 tiri in porta o perché ci hanno messo sotto, abbiamo sofferto perché c'era un'ansia che anche voi che stavate a guardare l'avevate, e quindi vi sembrava che ogni tiro sbagliato, ogni passaggio sbagliato fosse per una prestazione scandalosa. Invece così non è stato, perché se ce la rivedremo tra 2-3 mesi diremo che è stata una partita non bella, ma dove non è che meritavamo di perdere. Se avessi un grazie da spendere, per chi lo spenderesti? Per Coletti o per Serraiocco? No, Coletti non di sicuro, perché ha tirato il primo rigore, che lì è stato il primo accenno di infarto. Poi, quindi per Serraiocco? Se ho qualcosa da dire per ringraziare qualcuno, mi viene da pensare al presidente che soffre come una bestia. All'arbitro pure? No, al presidente e ai tifosi, perché questi 41 punti sono anche loro. Ti preoccupa la mancanza di cattiveria lì davanti sotto porta, Lucchese, Ambrosini, che non riescono a segnare? No, perché quella non è mancanza di cattiveria, è il discorso che noi abbiamo pregi e difetti, come tutte le squadre, e poi ci sono dei momenti che tiri e fai gol all'incrocio, ci sono dei momenti che magari in un'opportunità migliore non riesci a fare gol. Penso che faremo meglio dalle prossime partite con 41 punti alle spalle. Beh,
per le prossime gare, quindi cosa cambia? Niente, cambia che adesso si ragiona diversamente, ci dobbiamo liberare da ogni tensione che era giusto che ci fosse in queste ultime due partite, perché venivamo da momenti difficili, da risultati non buoni e venivamo anche da situazioni di classifica dove avevamo l'obiettivo vicino e non riuscivamo ad oltrepassarlo. Adesso la classifica parla di una quasi sicurezza e adesso valutandola possiamo pensare che se siamo bravi possiamo ambire a qualcosa di più. Oggi Ponzi a meno 2, L'Aquila se non ricordo male a meno 5 con lo sconto diretto in casa. Sì, però adesso c'è Pasqua, no? ci sta la Pasqua, adesso i ragazzi hanno un giorno in più di permesso, quindi avremo tempo di lavorare, avremo tempo di recuperare qualche giocatore che ci auguriamo finalmente di riavere per questo finale di campionato. Abbiamo delle partite difficilissime sicuramente, però anche noi ci piacerebbe giocare con lo spirito libero che ha avuto l'Aversa quest'oggi. Con la squadra completa. E poi magari di recuperare sì, tutta la rosa a disposizione, perché mi piacerebbe anche a me, oltre che a voi, vedere questa squadra con la rosa al completo. Per qualche partita di fila, non per una o due partite. E quindi buona Pasqua a tutti.